Ritrovati a tutti, vi aspettavamo dopo la sigla, siamo qui in compagnia di Gioele, il pastore, e Simona. Parleremo, come abbiamo detto, come ha detto Gioele, di un argomento che un po' tutti ci siamo passati, e parleremo di autostima. Che cos'è l'autostima? In senso generico, ma soprattutto in senso cristiano, osservando quello che è la parola di Dio. Sicuramente il pastore, come ben sappiamo, avrà poco da dirci, non scherzo, dirà sempre tantissime cose. Per favore, non mi umiliate, perché io già ho problemi di autostima. Nessuno ti crede, pastore. Non possiamo credere. Non si vede. Scusate. Quindi iniziamo forse dalla domanda, quella più banale, ma pastore, che cos'è l'autostima? E che cos'è, magari anche da un punto di vista cristiano, se puoi incominciare a introdurre l'argomento? Posso, prima di parlare dell'autostima, del soggetto di cui non ci siamo preparati per niente, dare il benvenuto di nuovo a Gioele, che per un po' è mancato perché per studi. Lui è andato, possiamo dirlo, in Germania, certo, a studiare proprio sull'argomento dell'autostima. Sì. Non mi sembra, in realtà. Quindi non, no, posso, però è mancato per un periodo, lui adesso è per le vacanze natalizie e poi ripartirà, quindi pregheremo per lui. Ci sei mancato, grazie anche a voi tantissimo. Sei speciale, sei il più bravo di tutti quanti. Questo è per, va bene, andate. Poi ovviamente ciao. Quando non c'è Gioele non dice che noi siamo. Ma è per alzare un po' il livello di autostima. Un aspetto importante dei problemi di autostima è avere un incoraggiatore. Sì, un mentore che ti incoraggia. Io ce l'ho, voi no. Non abbiamo autostima. C'è l'autostima. No, c'è zero. C'è stima equilibrata, giusta di noi stessi. C'è un concetto sobrio, sano di quello che siamo. È un po' anche quello che dice la Bibbia riguardo a questo argomento, no? Perché noi possiamo sopravvalutarci come sottostimarci. Quindi è giusto che noi possiamo avere il giusto concetto, il concetto quanto più sobrio sia possibile di noi stessi. Quindi è giusto che citare le parole dell'Apostolo Paolo, che dice: abbiate di voi stessi un giusto concetto, non più alto di quello che conviene. Proprio questa è l'espressione che troviamo, se non erro, forse l'ho trovato anche questo verso nella Bibbia, in Romani capitolo 12 verso 3. Dice, se posso leggerlo: infatti per la grazia che mi è stata data, qui è l'Apostolo Paolo che dice, dico a ciascuno di voi che si trovi fra di voi, ciascuno che si trovi fra voi, di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. In un'altra occasione, se non erro in Galati al capitolo 6, voglio anche trovare questo verso che è molto importante, eccolo qua, capitolo Galati. Galati. Quindi possiamo dire che dove non dobbiamo qualcuno ha preso essere Galati dalla mia Bibbia. Possiamo dire che a volte viene quindi scambiata un po' l'umiltà con una bassa autostima e magari un eccesso di troppa autostima, quindi magari essere un po' superbi invece come una buona autostima. Sì, perché noi quando parliamo di autostima intendiamo sempre la avere un concetto più basso di quello che in realtà dovremmo avere. Ma quando parliamo invece di autostima, quando parliamo di stimare noi stessi, dobbiamo avere quel giusto equilibrio. Ecco, l'ho trovato alla fine quel verso. Io non riuscivo neanche a trovare. Guardate qui come sempre l'Apostolo Paolo ama, come dire, fare un po' da bilanciere, no? Come, non so se si può utilizzare questo termine, cioè cercare di dare il giusto equilibrio anche della nostra stessa stima. Guardate qui com'è duro, addirittura per quelli che pensano di essere chissà cosa. Dice: se infatti qualcuno pensa di essere qualcosa, non essendo nulla, bello pesante, inganna se stesso. Cioè, la Bibbia sull'autostima è molto chiara. Dice: non dobbiamo avere un concetto più alto di noi stessi, ma come vedremo anche nel corso di questa puntata, non dobbiamo neppure avere un concetto più basso di noi stessi. E non voglio anticiparvi più nulla, nel senso che nel corso di questa, spero, lunga chiacchierata sull'autostima, possiamo anche vedere come Dio ci vede e come Lui vuole che ci vediamo allo specchio, non solo da un punto di vista fisico,
ma anche, e io direi soprattutto, da un punto di vista spirituale, quello che è la nostra vera identità nel Signore. Sì, riallacciatevi un po' anche alla citazione biblica, è bello come Paolo proprio parla di autostima, parla di equilibrio, e anche agganciandomi un po' a quello che dicevi tu, il fatto dell'umiltà, l'autostima, Paolo, avendo una stima equilibrata di se stesso, perché appunto lo dice, parla, diciamo, anche si vede proprio la figura anche di umiltà di Paolo, perché il Paolo proprio si definisce in una delle sue lettere servo, prima ancora di tutto, servo. Non si sopraeleva, né ha una stima più bassa di quello che è, però sì, definisce servo nel massimo dell'umiltà. E poi riflettevo... Però, Raffaele, perdonami se ti interrompo. Assolutamente. Però anche Paolo ha dovuto fare un lavoro su se stesso. Perché non so se ti ricordi quando lui parlava di questa spina che aveva nel... Forse ti ho anticipato questa cosa, che aveva questa spina nel suo fianco, no? E lui diceva che ha pregato il Signore affinché potesse essere libero da questa scheggia, questa spina. Non sappiamo se, o forse possiamo ipotizzare quasi certamente, se che si trattasse di una infermità, di una malattia, di qualcosa che lo tenesse un po', e lui stesso dà la spiegazione, un po' più basso, un po' più tranquillo, no? Perché lui dice affinché io non mi insuperbissi nell'eccellenza della rivelazione. Cioè, in altre parole, l'Apostolo Paolo stava dicendo: sono arrivato a dei livelli di rivelazione così alta che questa spina nella carne mi serva affinché io possa comprendere che resto sempre un essere umano e non qualcosa di più. Esatto. E che c'è soltanto uno che è il più grande, la stella, la star, e che deve essere sempre continuamente innalzata. E questo, noi sappiamo, è Gesù, no? Quindi anche l'Apostolo Paolo, che giustamente richiama la Chiesa, dice: non abbiate un concetto di voi stessi più alto, se qualcuno è un perfetto nulla, non si, come dire, definisca chissà cosa, o non si valuti chissà chi. Anzi, in un'altra occasione dice: ma chi si deve vantare? Si vanti in Cristo, cioè si vanti della conoscenza di Cristo e non delle proprie, come, del proprio ministero, delle proprie, diciamo, gesta spirituali. Quindi lui ha dovuto fare un lavoro su se stesso per poter poi arrivare ad una conclusione. Il modo più, cioè parlando più nella praticità, sì, se hai troppa autostima oppure non hai autostima, cosa bisogna fare per noi stessi? Ovviamente sempre rendendoci conto che solo con Dio noi possiamo raggiungere il giusto equilibrio. Ma per aiutare noi stessi? Ma voi sapete molto bene che questo è qualcosa che il concetto di poca autostima è presente molto, moltissimo in una fascia giovanile. Sì. Parliamo dell'adolescenza. L'ho avuto, no? Anche un po' anche ai social. Oggi è quello che stiamo vivendo, i social, diciamo, mostrano quello che un po' non è la realtà, ma un po' finzione, dei falsi, e quindi stereotipi, no? Molte persone, molti giovani, noi stessi teniamo, diciamo, ad approcciarci anche sui social, a seguire la moda, tutte le, diciamo, quello, guarda, che c'è attorno. La tua è una giustissima riflessione. Se noi guardiamo i tempi nostri, questi contemporanei, diciamo che i social non aiutano nell'avere un concetto sobrio di autostima di noi stessi. Quindi c'è chi, parliamoci chiaramente, soprattutto nelle fasce giovanili, dell'adolescenza, si vede brutto, si vede, come dire, troppo grasso, troppo inadeguato, magro. Troppo basso, troppo magro, troppo sì. Qualcosa. Però posso anche dirvi che quando io ero adolescente, non molto tempo fa, qualche anno fa, siamo lo scorso anno, c'era questo problema, e non c'erano i social, non c'erano neppure ancora i telefonini, non vi fate il calco di quanti anni ho. Però quando io ero adolescente, io ricordo di avere avuto a che fare con giovani, ma anch'io personalmente avevo dei miei piccoli complessi che mi portavo appresso. Sei, non ci credo. Voi adesso mi vedete bellissimo e lo sono. Qual è il chirurgo plastico da ringraziare? però dovete sapere che quando ero adolescente, 13-14 anni, quando eri più
carino o più bello? No, ero magrissimo. Ah, ok. Ero magrissimo. Vabbè, dai, bei tempi di una volta, però allora non posso dire che adesso sei... Io ti ringrazio, dopo ti do quelle 50 euro che ti ho promesso. No, però no, ascolta, ti vedo più giusto. Grazie, e stiamo a 100. No, ma... Che bicipite. Sono finiti tutti i soldi che avevo a disposizione. Soldi, basta così. No, dicevo che per me quello era un complesso, essere troppo magro. Ricordo che quando giocavo con i miei amici a calcio, no, avevo vergogna un po' a far vedere le mie gambe... gracili, secche, quindi potete immaginare che per me quello era un complesso. Io che amavo il calcio, poi non vi dico, e adesso vi dico anche qualcosa di molto personale, che sempre in età adolescenziale, forse anche un pochino prima, partecipai ad un provino di calcio e fui scartato. Sapete perché? Può sembrare... No, perché secondo il mister che mi doveva valutare la mia, anche se giocai molto bene, però lui valutò le mie caviglie troppo piccole, troppo magre, e mi scartarono al provino di calcio. Dovevo entrare in una squadra di calcio. E quindi questa cosa qua me la sono portata per molto tempo. Ecco perché io adesso ho qualche chilo in più. Non perché... Sei... No, scherzo. Proprio per combattere quella cosa. No, avevo questa naturalmente, anche ero come dire, quando andavo al mare, i miei amici, ma tu una folata di vento ti porta via, portati i sassi nelle tasche, altrimenti puoi volare via perché tira vento. Quindi potete immaginare che c'era questa... Un po' di sofferenza nell'affrontare. Prima, per esempio, parlavamo di capelli, no? Sì. Prima parlavamo, io con Simona parlavamo dei capelli, con un suo amico, avevo un complesso, e quindi... E non mi nascondo che intorno ai 20 anni iniziavo a perdere un po' di capelli, e anche quello per me è stato un piccolo complesso. Allora, parliamoci chiaramente, guardandoci allo specchio, quindi parlando della prima fase, no? La fase quella fisica esteriore, e confrontandoci con i modelli che ci sono adesso e con i modelli che ci sono sempre stati, no? Da che esistono i media, no? da quando è come dire, si è inventata la televisione, prima ancora quando c'erano i giornali, i fumetti, queste cose qua, si è sempre creato uno stereotipo di perfezione, di nessun difetto, nessuna, e quindi c'è sempre quel confronto, l'autostima, la mancanza di autostima, da che cosa nasce? Proprio dal confronto e dal vederci mancanti in quel confronto, quindi... sono troppo basso, sono troppo alto, vorrei avere, c'ho dei bellissimi occhi, però vorrei averli, non so, verdi come ce l'ha Gioele, vorrei averli blu, vorrei averli, che ne so, neri, vorrei, esatto. Quello più bello di tutti. No, per dire che non siamo mai soddisfatti, ecco, forse questa è una chiave. Da che essere cosa... soddisfatti. E da che cosa deriva lì? Ecco. Quindi tutto torna. La soddisfazione è qualcosa che noi non possiamo avere in base alle cose che possediamo, ma in base alle cose che noi realizziamo. Può sembrare un gioco di parole, ma se noi realizziamo nella nostra vita di essere figli di Dio e di essere quello che la Bibbia stessa dice di noi siamo il suo tesoro particolare, noi siamo la pupilla del suo occhio, noi siamo quello per cui Dio stesso ha dovuto mandare il suo figliolo Gesù a morire sulla croce. Allora un momento, io non mi guardo più come quello che è mancante o ha bisogno di qualcosa. Io sono un figliolo di Dio, sono il suo tesoro particolare, sono la pupilla del suo occhio, è colui che è davanti a noi, dietro di me, che mi protegge, e allora io ho tutto, ho Gesù. Sono pienamente soddisfatto. È soltanto avendo realizzato questa nostra vita che tutti quei vuoti che si creano purtroppo in conseguenza di una bassa autostima, allora vengono riempiti e noi possiamo vivere una vita con il giusto concetto di chi siamo. È un concetto sobrio,
perché poi questo non ci deve poi portare all'altro estremo. Qual è l'altro estremo? Ah, io sono un figlio di Dio, quindi tu non, e ci confrontiamo con chi non ha una relazione con Dio e quasi, vabbè, tu non sei nessuno, io sono. Quindi dobbiamo avere la giusta misura di chi siamo. Noi in effetti possiamo vedere un po' anche alcune volte, però avere una giusta misura di se stessi deve essere sempre in figura di quello che siamo poi in Dio e che siamo figli di Dio, perché un esempio può essere Geremia, no? Geremia diceva sono solo un ragazzo, e lui davvero era solo un ragazzo, lui era un ragazzino, però Dio gli voleva dare quel qualcosa in più, no, e nonostante lui fosse un ragazzo, gli voleva dare poi l'opportunità di fare poi quello che ha potuto fare, sì. No? Ed è bellissimo questo tuo esempio, e ci dà anche là tanti altri esempi. Geremia, io sono troppo ragazzo. Mosè, io Mosè, sono... forse ti ho anticipato, sono balbuziente. Ci sono stati tanti personaggi nella parola di Dio, Gedeone. Ma io sono debole, sono il più piccolo della mia famiglia, e peraltro la mia famiglia è la più piccola delle famiglie di Israele. Cioè, lo show dell'autocommiserazione e del non avere un giusto concetto di se stesso. Quindi... La chiave è sicuramente non tanto quello che noi siamo, ma quello che possiamo essere nelle mani di Dio. Infatti Dio ci vede così, Dio non ci vede per quello che adesso noi siamo. Dio ci vede per quello che noi siamo e saremo una volta che entriamo a far parte del suo progetto, del suo disegno. Quindi l'enorme potenziale che tutti noi abbiamo. Dio mette dentro di noi, a chi è più alto, più basso, a quello che è più bello, a quello che è meno bello, a quello che ha più capelli, a quello che ha meno capelli, a quello che è più magro, a quello che è più in carne. Dio mette progetti, Dio mette sogni, Dio mette dei piani. E cosa dobbiamo fare noi? Non dobbiamo non dobbiamo avere dubbi, non dobbiamo... temere. Sì, non dobbiamo temere, non dobbiamo neppure mettere dei muri troppo alti davanti a questa chiamata che il Signore ci mette. Perché se Geremia o Mosè o chi abbiamo detto? Gedeone o altri avessero, come dire, insistito, si fossero fermati nel loro avere un troppo basso concetto di se stessi, probabilmente non avremmo letto la loro storia, non avremmo letto la missione, il meraviglioso piano che Dio aveva per loro, la chiamata. Quindi questo purtroppo, e ci spinge anche in un altro argomento, questo purtroppo ci porta anche ad un'altra considerazione. Quante volte fermiamo una chiamata, un progetto, un'esperienza, proprio perché ci ostiniamo al non considerarci, al non avere la giusta identità di chi siamo in Cristo. E l'Apostolo Paolo, scrivendo proprio a Timoteo, dirà: Timoteo, Dio non ci ha dato uno spirito di paura, esatto, di timore, ma ci ha dato uno spirito di forza, coraggio. Prima di coraggio. No, e prima diceva Gioele, diceva abbiamo bisogno di un... come detto, di un mentore, no? Di qualcuno che ci... Raffa, adesso mi ricordo... No, di qualcuno che ci sproni, noi abbiamo la parola di Dio. Noi abbiamo la parola di Dio. Noi abbiamo Dio stesso che ci sprona, ci incoraggia a non fermarci ai piccoli difetti. La parola di Dio dice anche che siamo stati creati in un modo meraviglioso, no? Esatto, c'è un salmo, sì, bellissimo, in cui si dice che Dio ci ha creati in un modo perfetto, ha intessuto le sue ossa nel grembo di nostra madre, lui ci conosce e ci chiama prima ancora. Quindi non ci fermiamo a quello che i nostri occhi vedono, ma andiamo oltre e soprattutto iniziamo a guardare con gli occhi di Dio e di come lui ci vede. Esatto. No. Di come lui ci vede. Io in realtà dovrei fare una domanda, però sentendovi parlare, io cominciato a muoversi qualcosa in testa, qualche lampadina, riflettevo molto perché
penso quante volte, piuttosto che ovviamente a tutti vengono dati dei talenti e noi abbiamo il diritto di farli crescere, di moltiplicarli, però quante volte io credo che Dio, oltre ai nostri talenti, sia interessato molto, molto a quelli che invece sono i nostri gap. Per esempio, il primo è Mosè. Mosè era balbuziente, però proprio quella cosa, in realtà proprio in questa cosa, secondo me si mostra quella che è la gloria di Dio nella vita di Mosè. E quante volte i nostri punti deboli, quelli che proprio ci fanno abbassare la nostra concezione di noi stessi, in realtà sono proprio quei punti che Dio vuole sviluppare e vuole trasformare in quelli che in realtà saranno dei punti di forza. E quindi là c'è la forza in noi stessi, mi stimo e mi incoraggio, tra virgolette. Quindi là, secondo me, cresce la stima di noi, perché cresce anche, vediamo anche quello che è l'opera di Dio nella nostra vita. Riflettiamo un po' su bello, sì, quello che diceva l'Apostolo Paolo: io nella debolezza prendo forza, cioè in quei difetti, in quel non essere esaudito, perché ritorniamo di nuovo alla cosa che dicevamo di Paolo, no? Il fatto che lui non venisse, come dire, esaudito nella sua richiesta al Signore: ho pregato 3 volte affinché il Signore potesse, ma ho ricevuto come risposta: la mia grazia ti basta. Non è che ha detto: ah, il mondo mi è crollato addosso. Non ha fatto come ho fatto io, che quando sono stato scartato ai provini di calcio il mondo mi è crollato addosso, ho detto: ah, allora non diventerò mai un calciatore. E meno male, perché sei qui con noi adesso. Quindi. Sei diventato pastore. Non lo sono mai diventato, non lo sono in realtà diventato mai. Ma tornando, Dio vuole lavorare proprio con i nostri difetti, vuole lavorare proprio con le nostre debolezze. È proprio nelle nostre debolezze che noi dobbiamo ricercare la sua forza. Quindi, giusta riflessione, ottima riflessione. È meraviglioso vedere un uomo di Dio come Nik Vučić, che conosciamo un po' tutti, questo uomo straordinario, che fa imprese incredibili, e tu lo vedi, non ha braccia, non ha gambe, è nato, mi pare, con una malformazione che l'ha portato proprio e lui supera i suoi limiti proprio nella sua debolezza, nei suoi limiti, nel suo handicap, diciamoci la verità. Ora lui avrebbe tutte le ragioni di questo mondo per piangersi addosso, per dire: ah, perché mi hai creato così, perché mi hai fatto nascere così, perché... E credetemi, ci sono tante persone, per non avere gli occhi a mandorla, perché non ha le labbra come adesso debbono, come ci hanno un po' tutti, e non so come si faccia ad avere labbra così. A proposito, datemi qualche consiglio, perché vorrei domenica predicare così, però non so se riuscirò. Vabbè. Comunque, per non avere queste cose che purtroppo sono, come dire, ci vengono lanciate a mo' di bombardamento dai social, ce ne facciamo un complesso, diventiamo tristi, ma questo, perdonatemi, non è soltanto, adesso abbiamo parlato di aspetti fisici, ma su questo poi non potremmo parlare per quelli che non hanno gli stessi soldi che c'ha Fedez, sì, e la sua compagna, Chiara. Per quelli che non hanno l'auto, l'ultima auto di lusso, per quelli che non hanno le scarpe, le ultime scarpe della Nike, piuttosto che dell'Adidas. Com'è bello poter leggere le parole di Paolo, che disse: ho imparato a vivere avendo, ma anche non avendo. Ho imparato a vivere avendo abbondanza, ma anche con la penuria. Come è importante, perché poi io posso ogni cosa, perché io posso ogni cosa in colui che mi dà la forza. Quindi che importa avere le ultime scarpe che ha lanciato la Nike? Che importa avere l'ultima auto, l'ultimo modello? Cosa importa avere questo se poi non hai Dio nella tua vita? Vero. Ecco, veniamo alle parole di Gesù: puoi conquistare tutto il mondo e poi perdi l'anima tua? A cosa serve? E posso dirvi una cosa: c'è tanta gente, e non è soltanto la categoria dei giovani, che sta perdendo la propria anima proprio perché non aspira più alle cose di lassù, ma sta guardando alle cose di qua giù, a qual è l'ultima moda, a quale deve essere, a come devo spendere il mio ultimo centesimo, e sta
come dire, perdendo la cosa più importante, la propria eternità, la propria relazione con Dio. Quindi quando si parla di questo argomento, naturalmente stiamo parlando dell'oceano, sì, stiamo parlando di qualcosa che hai fatto bene a parlare dei social, ma potremmo parlare anche del proteggere le nostre orecchie da tanti discorsi che a volte vengono affrontati nei nostri uffici, nei quali lavoriamo, a scuola, all'università, ai nostri amici. No, a volte il primo confronto con chi l'abbiamo, con i nostri amici. Ecco, quando quello viene a scuola e ti dice, sai, ho comprato, guarda, il mio, le ultime scale, lo zaino, non lo so, mi è passato troppo tempo. Voi conoscete le cose, siete più contemporanei e sapete bene l'ultimo telefono, l'ultima... Comprendiamo naturalmente che tutte queste cose possono creare nella vita di tanti giovani, e non solo, abbiamo detto, dei disagi, dei vuoti, tristezza, che purtroppo, qualcuno dirà, addirittura, sì, che purtroppo sì, addirittura porta anche alla depressione, perché la depressione non è altro che un'enorme insoddisfazione. Un'enorme insoddisfazione, il non avere un giusto concetto di se stesso, avere una bassa autostima, non è altro che un'insoddisfazione che può portare anche, in alcuni casi, anche a vivere una vita depressa. Quanti giovani conosciamo che vivono una vita depressa perché? Perché si sono confrontati con altri giovani e non hanno, non possiedono, non si vedono belli abbastanza, non si vedono... In questo caso posso parlare, diciamo, io che sono donna, che quello che vivo anche nelle mie amicizie, sui social, proprio la donna fisicamente si sente inappropriata, sempre certo, lì cercando di fare dieta, di fare palestra per avere un bel fisico. Perché? Perché le influencer purtroppo danno questo messaggio di avere un fisico perfetto, di entrare in una taglia 38, e lì cosa succede? Che l'autostima inizia a scendere e poi si va incontro anche ad altre cose, voglio dire anche incontro all'anoressia, a non mangiare, cadi nella paura di non essere all'altezza. Quindi cioè, no, perché non sono nessuno, non sono un influencer, però sentiamoci veramente bene con noi stessi e col nostro fisico, perché Dio ci ha creato veramente perfetti, e questa è la consapevolezza che dobbiamo avere. È vero, belle queste parole. Mi sentivo di dirle perché sono cose veramente che sento sempre e danno un peso alla mia vita, perché anche io ho vissuto problemi di fisicità dovuti alla danza, mi hanno sempre dato un prototipo di bellezza, di fisico, che se ingrassavo un po' non potevo fare questa attività, e quindi sono cresciuta un po' così. Hai visto che nell'introduzione, adesso non mi voglio sbilanciare, no, che sia stato se Raffaele o Gioele, però qualcuno di loro due ha detto che è stato presente avere, come dire, una bassa autostima, sì, un po' in tutti quanti. Sì. Chi è che l'ha detto poi alla fine? Gioele. Stavolta era Gioele. Non volevo abbassare l'autostima di nessuno. Però è l'abbiamo vero, vissuto un po' a tutti. È vero, perché io ho parlato adesso di un'esperienza mia personale. Tu hai fatto lo stesso. Sicuramente, se scaviamo dentro di noi, potremmo, come dire... C'è chi, per esempio, io ricordo una mia amica, ai tempi del liceo, la quale, se non aveva 10, le piangeva. 10 al compito, 10 all'interrogazione, piangeva. Sì. E io che arrivavo, soprattutto in matematica, ad un 6 quasi politico... Piangevi, ma dalla gioia. Piangevo dalla gioia. E quando vedevo una cosa del genere, entravo io in crisi, dicevo, cavolo, perché lei pigliava 9 e mezzo, perché non mi era del 10? E io dicevo, wow, se avessi quel 6 e mezzo da portare a casa. No, adesso noi sorridiamo, però io a volte non riuscivo a comprendere la sua crisi, perché poi alla fine un giorno glielo domandai. E lei mi disse perché si confrontava con sua sorella maggiore, che era praticamente, come si dice? Ancora più un genio della sorella. Noi avremmo detto una secchiona. Una secchiona, ecco. Era una secchiona e pigliava tutti 10. E lei nel confronto si vedeva, come dire, inadeguata, al di sotto di sua sorella. E quindi questa cosa la portava in crisi. E noi tutti non riuscivamo a darci una spiegazione perché lei piangesse avendo ricevuto un 9 e mezzo e non 10. O un 9.
ed era qualcosa di incredibile. Quindi stiamo praticamente aprendo un mondo con questo argomento e possiamo dire con, come dire, sicurezza che se noi non troviamo pace con noi stessi, innanzitutto lo dico agli amici che ci stanno a vedere, io spero anche che questo si possa anche vedere, non so, sui social, questa puntata del talk potrebbe andare bene anche sui social, anzi soprattutto dove ci sono tanti giovani che ci vedono. Qui sale l'autostima. Parleremo con i nostri fantastici tecnici. No, questo potrebbe essere perché sì. Sapete che i giovani sono molto presenti, no, sui social. Sì. Quindi io direi che un primo consiglio da dare è andiamo a Dio. Andiamo a quello che Dio dice di noi stessi. Il popolo di Israele, sapete, il popolo di Israele era stato scelto tra tutti i popoli. E come abbiamo detto, Dio diede questa definizione, tu sei il mio tesoro particolare. Ma se tu andavi a parlare con qualcuno del popolo di Israele, pensavi di essere il più sfigato della terra. Perché diceva, noi siamo sfortunati, perché gli altri hanno tanti dii, noi invece ne abbiamo uno solo. Loro hanno un re, noi invece non abbiamo re, abbiamo Dio, abbiamo i profeti, che è sta cosa? E dicevo, possiamo comprendere che molto spesso alcune persone hanno la cosa più grande, cioè essere figli di Dio, eppure desidero quello che hanno gli altri che non hanno Dio. Quindi la prima cosa è andiamo a Dio e vediamo Dio cosa dice di noi stessi, qual è la considerazione che Dio ha di noi. Quando Dio arriva a dire tu sei la pupilla del mio occhio, ma vi è mai capitato? L'ho fatto più volte questo esempio. Vi è mai capitato che qualcosa sia entrato nell'occhio di un fastidioso incredibile? Un giorno mi fece accompagnare, già l'ho raccontata questa cosa, sì. Da mio padre nel cuore della notte perché non riuscivo a dormire, perché qualcosa, un insetto, non so che cosa, era entrato nel mio occhio, avevo un fastidio incredibile. E ricordo che il medico lì che mi tolse quella cosa con una manovra così semplice, con una disinvoltura, mi tolse, che forse era un moscerino, qualcosa era entrato nell'occhio e io trovai un sollievo. Quando tornai a casa riflettevo sull'espressione tu sei la pupilla del mio occhio. Chi tocca a noi? Tocca a Dio. E guardate come lo tocca. Lo tocca come qualcosa che addirittura gli può creare un fastidio incredibile. Quante volte ci troviamo in alcuni contesti e pensiamo di essere nessuno, di non essere considerati da nessuno. E c'è dall'altra parte qualcuno che dice non dimenticare che tu sei la pupilla del mio occhio, che chi tocca te tocca me, e chi tocca te mi crea un fastidio così tale, così forte, che dopo se la deve vedere con me. Wow. È qualcosa di straordinario. E invece noi queste cose a volte non... Poi dobbiamo anche considerare, venendo anche a quello che abbiamo detto, che dobbiamo essere persone che si accontentano delle cose che abbiamo. Grazie a Dio viviamo in una parte del mondo, possiamo dire che abbiamo. E basta guardarsi dall'altra parte del mondo, guardare dall'altra parte del mondo per poter ringraziare Dio per le cose che abbiamo. Anzi, e su questo noi siamo chiamati a responsabilità, invece di lamentarci delle cose che non abbiamo, ringraziamo Dio per le cose che abbiamo e chiediamo al Signore di usarsi delle nostre vite per provvedere per quelli che non hanno. Quante volte preghiamo a tavola, Signore provvedi per quelli che non possono mangiare, e il Signore dice sì, io provvedo e lo faccio attraverso di voi. Non è che il Signore provvede ma manda la manna dal cielo, il Signore manda i suoi figlioli. Non dal cielo, dalla terra, sulla terra, per poter provvedere anche per gli altri. La terza cosa, e abbiamo esaminato anche l'aspetto esteriore, queste cose qua, noi dobbiamo, non dobbiamo essere sciatti,
non dobbiamo, come dire, dire, ah, va bene, ecco, adesso sopravvalutare, va bene, non fa niente, tanto siamo figli di Dio, va bene, possiamo ingrassare, possiamo, no, 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 dice la parola di Dio, ricordate che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, sì. Dobbiamo avere cura di noi, non per raggiungere una perfezione, ma per stare bene, innanzitutto fisicamente, e come dicevi anche tu, stare bene con noi stessi. E stare bene con noi stessi non significa imitare la nota influencer o il palestrato di turno, ma significa vederci con gli occhi sobri dei cristiani. Quando la parola di Dio ci dice che noi non dobbiamo vivere, vestire in eccesso, con degli eccessi, ma vivere in maniera modesta, vestire, truccarci e tutte queste cose in maniera modesta, significa che noi non dobbiamo scadere anche, come dire, mostrando più di quanto dobbiamo mostrare. Questo lo dico forse un po' più alle donne, alle femminucce, no? E nello stesso tempo ostentare le cose che Dio ci dà per grazia, no? C'è qualcuno che vive bene in mezzo a noi? Bene, ma non mostriamoci, non mostriamo le cose tanto perché dobbiamo, siamo ricchi, dobbiamo, no, no, siamo sempre persone sobrie e moderate. È strano che qualcuno non mi abbia fatto la domanda, pastore, ma se c'è qualcuno che ha un difetto fisico può ricorrere alla chirurgia? Quasi. Che cos'è? Che cioè, ci stavo pensando a questa cosa, però non ho detto, no, ho detto, non lo so se dirla o no. No, ma perché, scusa, se questi difetti sono difetti che possono creare dei veri e propri traumi, e non stiamo parlando dei disagi, e dei disagi, e non stiamo parlando, per esempio, non so, mi piacerebbe avere il nasino all'insù, mi piacerebbe avere, come so, l'occhio un po' tirato, ma stiamo parlando di difetti che sono evidenti e che possono creare oggettivamente dei traumi. Quindi questo va seguito, questa cosa qua, ed è buono che si facciano seguire anche da persone specializzate, sì, che possano dare anche dei consigli giusti, e non di quelli che dicono, ma io, parliamoci chiaramente, ho una quarta di seno, voglio aumentare, voglio un seno ancora più grande. Ed è giusto che qualcuno, anche il medico stesso, purtroppo oggi questo non succede, purtroppo per seguire il Dio denaro, è giusto che qualcuno dica, ma sì, soddisfatto di quello che il Signore ti ha dato. Ma se c'è una donna, in questo caso parliamo di una donna, che non ha grazia femminile, proprio perché magari manca completamente del seno, può ricorrere a una chirurgia, io credo che sia giusto, perché anche su questo Dio ha dato intelligenza. Ma se invece noi vogliamo strafare, è perché dobbiamo rincorrere un modello di prosperità, un modello di come dire, di superforme, o perché vogliamo, ecco, io ho visto pure obbrobi, no? Di ragazzi che si fanno impiantare protesi perché devono avere pettorali, perché devono muscoli finti, queste cose qua. Ecco, vedete, il troppo storpia. Ma poi a volte diventano anche più, scusami, lo dico, brutti, c'erano anche più belli prima, certo. Forse nel fare troppo esagerano. E questo è qualcosa che ho visto proprio qualche giorno fa, sì. Non voglio fare nomi e cognomi perché siamo sui social sempre. Sui social, però vidi. Ce lo dici dopo in privato chi è. No, ma vidi. No, a telecamere spente. È una ragazza famosa, una soubrette, non so, una presentatrice precisamente, che qualche giorno l'ho rivista, che presentava un programma, dopo non so quanto tempo. Cosa ha fatto? Ho detto, ma che ha combinato? Si è talmente rifatto tutto quello che si poteva rifare, che io me la ricordavo graziosa, e che invece adesso quello. L'ho vista, una, sì. Ho detto, ma è lei o non è lei? Ed era, e infatti c'era, adesso io non so cosa succederà quando lei non ci sarà più, ma probabilmente non potranno più seppellirla, ma perché potrebbe inquinare il terreno. Sì. Perché diventa troppo plastica, quindi dovrebbe essere smaltito in altro modo, con una raccolta differenziata. No, ma si arrivano a delle cose, scusate, sembra una cosa un po' cruda. È verità, però non stai, pastore, stai dicendo semplicemente ciò che tutti vediamo. Non inquiniamoci, diciamo, non inquiniamo. Diciamo, siamo alla conclusione, riportiamo alla fine, diciamo, il tutto su una strada cristiana piuttosto che parlare di spettacolo. Giusto perché pure per esperienza personale abbiamo parlato tanto di confronto,
sì. Lo voglio un attimo stemperare, perché abbiamo parlato di un confronto tra virgolette tossico, però io credo che si possa creare anche un sano confronto. Bravissimo. Un sano e un santo confronto, direi, partendo sia da, io personalmente quando ero un po' spinto, vedere persone nell'opera di Dio, persone che passavano tutto il loro tempo all'opera di Dio come dei forsennati, come dei pazzi, veramente, a me mi ha giovato, mi ha fatto uscire dalla mia bolla, sì. Mi ha dato più autostima e ho detto, io voglio essere come loro, non magari come qualcuno che sta su internet, sta sui social. Quindi credo che creare un sano e un santo confronto, ovviamente parliamo anche di confronto con il nostro modello di riferimento che è Gesù, è qualcosa che può giovare. E anche il fatto che comunque magari confrontiamo anche le nostre vite, la nostra strada. Vogliamo che la nostra strada sia uguale alla strada di qualcun altro, ma in realtà Dio ci crea unici e ci dà delle strade uniche. Dio ci chiama a essere pionieri, non a percorrere la strada di qualcun altro. Sì, quindi se non fai tu quello che potresti fare proprio tu, chi lo può fare al posto tuo, no? Quindi questo è il bello, l'essere unici, bella questa cosa. Sta, lo può fare qualcuno. Mi state emozionando, mi stanno emozionando tutti e due. C'è un rischio, piange facilmente, ma un po' la lacrima mi stava scendendo. No? Però, Lello, noi quanto tempo abbiamo ancora? Abbiamo altri 5 minuti. Ieri, in un incontro di preghiera, ho avuto modo di predicare la parola di Dio e parlavo di due verbi che devono accompagnarci. Uno era allontanarsi e un altro era avvicinarsi. E devono essere due verbi che devono accompagnare lo stile di vita di ogni cristiano. Qualcuno potrebbe dire, ma cioè, spiegati bene pastore, dobbiamo allontanarci o avvicinarsi? No, dobbiamo fare tutte e due le cose. Tu parlavi di confronto, Raf. È vero. Dobbiamo allontanarci da quelle relazioni tossiche, da quelle relazioni che purtroppo creano dei disagi nella nostra vita. Dobbiamo allontanarci da chi ci allontana da Dio. Dobbiamo allontanarci da chi purtroppo, anche se sono delle amicizie, ma in quelle amicizie non si fa altro che coltivare la cultura di se stessi, del personalismo, dell'io, con tutte queste cose che ci siamo detti, egoismo e tante altre cose. Esatto. Ci dobbiamo allontanare da chi è fazioso, da chi crea divisioni, da chi mormora, da chi sparla, ma dobbiamo anche avvicinarci. Dobbiamo avvicinarci alle persone che possono essere di aiuto, di sprono, di incoraggiamento. Quindi scegliamoci anche le giuste amicizie, avviciniamoci a coloro che veramente possono aiutarci nella vita e soprattutto nella vita spirituale, e allontanarci a nostra volta da quelli che vediamo non creano un buon concetto di noi stessi, quelli che non, come possiamo dire, Non creano sane abitudini, ci portano lontani dallo standard che Dio ha chiesto e chiede ad ogni cristiano. Concludendo, io ieri dicevo proprio questo, in certi contesti, in certe amicizie, facciamoci la domanda, ma Dio ci sarebbe qui? Ma Gesù cosa farebbe al posto mio? Cosa penserebbe? Cosa direbbe? Cosa farebbe? Sono tutte cose che dobbiamo chiederci, e se queste cose invece di farci avanzare ci portano a fare dei passi indietro, a vedere gli altri con un occhio diverso, sparlando, parlando male, tutte queste cose qua, questo non fanno altro che danneggiarci. Esatto, perché quando Dio toglie dalla nostra vita vuol dire che quello che toglie non fa bene. E lui aggiunge ciò che fa bene. Oggi che... è particolarmente saggia. Sarà stata la buon Natale. Non lo so. Comunque da questo come si dice a Natale si è più buoni. Simona la saggia. Giusto. Ok. Va bene. Dall'altra parte Lello ci sta dicendo o tagliamo o vi taglio. Vabbè. Quindi vi salutiamo così. Salutiamo Gioele che tornerà in Germania. Ah, sì. E salutiamo ragazzi, anche voi da casa. Ci vediamo per la prossima puntata di The Talk. Bye bye, Restore. Ciao. 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 Ciao.